Chiudere subito l'hotspot di Taranto, o perlomeno metterlo subito in sicurezza per consentire condizioni di lavoro decenti alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. È l'appello lanciato dal sindacato di polizia FSP Puglia dopo lo sbarco a Taranto della nave Sea Watch 3 con a bordo 438 migranti, poi trasferiti in parte nell'hotspot ionico. Il segretario regionale FSP Daniele Gioia, il segretario provinciale Taranto Rocco Caliandro e il vicario Cataldo Argentieri tornano a denunciare le gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie del centro, aggravate dalle altissime temperature, e chiamano in causa la politica che definiscono assente perché incapace di fronteggiare anche la carenza di personale di polizia nella regione Puglia. Per l'ennesima volta viene riempito stracolmo l'hotspot di Taranto e dietro di noi non vediamo un sottosegretario, un ministro, un capo politico ad accogliere questi migranti. Li aspettiamo però nei prossimi mesi, quando verranno a farci le ennesime promesse come quelle che ci hanno fatto finora. In estate, quest'estate, tra Brindisi, Bari e Taranto, non un rinforzo estivo. Sempre lo stesso personale, con l'avvio di turni massacranti presso una struttura non idonea. Il centro hotspot di Taranto è privo delle misure igienico-sanitarie. Basti pensare alla copiosa e costante fuoriuscita di liquami e della scarsissima igiene nell'ambiente di lavoro. Noi chiediamo la chiusura immediata della struttura o la messa in sicurezza della stessa. Chiediamo un intervento politico serio, con pianificazione e organizzazione del fenomeno migratorio,